Due giocatrici dell'Atoms Chieti che hanno festeggiato i 30 anni di attività, 30 anni, veramente una vita. Partiamo da te, Katia Di Primo, che sei anche un pezzo grosso di questo mondo, perché sei presidente regionale, anzi Abruzzo e Molise, della FIBS. Sarai onorata di essere al vertice. Assolutamente sì, e speriamo anche di avere una risposta positiva anche dal comune, da tutti gli enti locali che ci aiuteranno per il proseguo e per tutto ciò che potremo fare nei prossimi mesi. Assolutamente sì. Noi siamo combattenti, quindi cercheremo di spingere il più possibile affinché tutti conoscano questo sport. Allora avete cominciato benissimo con un successo esterno contro Lanzio. Siamo state molto soddisfatte di aver iniziato bene il campionato. E certo, sabato qui in casa riceveremo una squadra molto, molto esperta, molto aggressiva. Che non è... Sabato alle? Sabato giochiamo la prima partita alle ore 17 e la seconda alle ore 19. La Ciglia è una bella squadra, bella tosta, la conosciamo bene, l'abbiamo incontrata tanti anni e speriamo di, insomma, di divertirci e di riportare a casa un bel risultato. Quest'anno la squadra è piena di ragazze giovanissime provenienti dal nostro settore giovanile. Il rientro della nostra lanciatrice Anna Salvatore, l'anno scorso in prestito a Macerata in Serie A2, e del catcher Sara Mammarella, ovviamente insieme loro compongono la battaglia. Lanciatore catcher ovviamente alza il livello qualitativo della squadra, però subito dietro loro abbiamo altre due ragazze molto brave che lanciano e ricevono, sono under 21 anche loro, Giorgia Di Santo e Alicia Terenzio che domenica scorsa ad Anzio hanno davvero ben figurato.